Allo stadio comunale va in scena Rizzo Como, quello che doveva essere il confronto tra le coppie gol più prolifiche, perde il protagonista Gori, al suo posto gioca Mesina, vedete Cutolo premiato prima della partita per le 100 presenze con la maglia Amaranto, Gabrielloni Ganz nel Como, in due hanno segnato 17 gol, qui intanto Caso finisce a terra dentro l'area di rigore, il contatto è con Peli. L'arbitro lascia proseguire, poi sulla corta respinta Tassi, rasoiata che Facchin manda in calcio d'angolo. Il Como che si fa vedere sulla destra, pallone che viene messo in mezzo per Gabrielloni che stacca e porta in vantaggio il Como al 22esimo minuto. Gabrielloni va in doppia cifra, sono 10 gol in campionato, va a esultare sotto la curva nord e il Como dunque passa in vantaggio. L'assist è quello di Celeghin che mette dentro, Gabrielloni stacca, Baldan e Ceccarelli guardano, la palla finisce in rete, il Como è avanti. L'Arezzo cerca con un Como ben messo in campo di trovare lo spunto giusto, qui Caso ne salta due, ne salta tre, scambia con Cutolo, poi l'arbitro che è Kumara Saimir di Verona ammonisce Cutolo presumibilmente per un contatto precedente, ecco qui allarga il braccio destro e poi l'arbitro da calcio di punizione, fallo su Crescenzi. Caso di nuovo, quando parte così nessuno lo ferma e poi Crescenzi interviene così ed è calcio di rigore, c'è il giallo. Crescenzi tra l'altro è un ex, 4 presenze in Amaranto nel 2015, rivediamo la straordinaria progressione ancora di Caso che quando fa queste giocate palla al piede è incontenibile, proprio in chiusura di tempo l'Arezzo alla palla del pareggio. Cutolo va alla sua rincorsa sinistro e Facchin intuisce e respinge il calcio di rigore di Nello Cutolo. Rivediamo Cutolo, il sinistro non è troppo angolato, Facchin è comunque bravo a intuirne la direzione. Secondo tempo, con la progressione di Caso mette dentro, c'è Gioè perché nell'Arezzo si è fatto male Cutolo, si è accasciato a terra da solo, ha sentito tirare, debutta Gioè nell'Arezzo, Peli contropiede, attenzione alla conclusione ancora da parte di Marano, il capitano del Como, l'Arezzo che si salva con Pissardo, calcio d'angolo per l'Arezzo, ne colleziona diversi la squadra Amaranto, rincorso il pallone da Ceccarelli che prova a far partire un controcross, messo fuori ma la palla era uscita, palla uscita, nell'Arezzo entreranno Pandolfi e anche Benucci nel secondo tempo oltre a Piu, questa è la serie di cambi decisa dall'allenatore Di Donato, altro traversone in mezzo, tentativo di andare di Benucci, la palla è sul fondo, siamo al 95esimo, 6 minuti di recupero, pallone profondissimo, c'è Caso, deviazione, Facchin e la poi Tassi fa esplodere lo stadio comunale al 96esimo, Lorenzo Tassi, il primo gol con la maglia dell'Arezzo. Arezzo che sembrava ormai destinato a tornare a perdere in casa, non perde dal 6 ottobre, dallo 0-4 col Monza, qui la palla lunga, prima deviazione di Gioè, poi Facchin dopo l'intervento di Caso e poi malgrado Peli abbia tentato invano di evitare la ribattuta, Tassi sbuca e mette dentro e a questo punto non c'è più tempo, l'Arezzo dunque riesce a evitare la sconfitta, finisce 1-1 con il Como. Oggi voglio elogiare il gran cuore di questa squadra, è una squadra che non muore mai, una squadra che ci crede fino in fondo, oggi una squadra che non c'era avrebbe mollato, abbiamo avuto tanti problemi in settimana, l'infortunio di Gori che abbiamo cercato di mascherare, sapevamo Nello a mezzo servizio alla fine purtroppo è venuto, si è fatto male, il rigore è sbagliato, l'unico tiro in porta subito, abbiamo preso gol, c'era tutto per mollare. Invece questa è una grande prova di carattere, una grande prova di cuore e alla fine abbiamo ottenuto quello che meritavamo ampiamente.